Ci spiega un po' le opere che eseguirete questa sera? Dunque, questa sera eseguiremo dei salmi tratti dal Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Si tratta di uno dei capisaldi della letteratura musicale del tardo Rinascimento, assieme potremmo dire alla Missa Papae Marcelli di Palestrina e all'Ufficium Defunctorum di de Victoria. È un'opera di passaggio tra la polifonia antica e la nuova pratica del Seicento. Si sentiranno in questi salmi tratti di polifonia, tratti di monodia accompagnata, quindi solisti accompagnati dagli strumenti, e proprio tutto questo evolvere dal modale tonale che abbiamo in questa musica appunto di passaggio. La grande partecipazione che vediamo è il coronamento di una stagione importante per voi. Assolutamente sì, chiudiamo questa stagione, si direbbe col botto in musica, chiudiamo festeggiando degnamente la chiusura dei 450 anni della nascita di Claudio Monteverdi, e per noi è un grande onore riuscire a mixare la musica, cioè quello in cui noi ci impegniamo con la nostra attività che è assolutamente a titolo non professionale, e in un posto, in un contesto così meraviglioso, con, devo dire, anche con un'accoglienza da parte dei frati di Familia Christi significativa. Noi ci siamo sempre trovati molto bene, abbiamo già fatto qualche concerto qui, quindi siamo ben contenti di chiudere la nostra stagione 2017-2018 qui, soprattutto poi nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione di Avis, con la quale stiamo entrando in una collaborazione significativa e per noi molto, molto, molto bella, di cui siamo molto onorati. Vedere la chiesa di Santa Maria in Vado, insomma, così piena, penso che sia una grande emozione per lei. Certamente una grande soddisfazione, devo dire la verità, ultimamente ci siamo abbastanza abituati e questa è un'ulteriore conferma del valore e anche dell'importanza di queste iniziative, anche per il riscontro che hanno nel cuore di tanti appassionati, che non soltanto per un evento artistico ma anche per il valore e l'elevazione spirituale che questo comporta, sempre con grande generosità rispondono e partecipano. Quanto è emozionante per voi di Avis una serata del genere? Io direi che l'anno scorso per il 50° abbiamo fatto una serata meravigliosa in questa bellissima chiesa, stupenda, e devo dire che questo è il secondo appuntamento, però è anche quello che apre, diciamo così, questa campagna estiva per l'adorazione del sangue, l'appello che fa l'Avis affinché ci siano non tanto tanti giovani ma anche non giovani, perché credo che sia anche questo il messaggio forte. Poi voglio dire, quando si dona insieme Avis e la musica è una cosa meravigliosa, e credo che stasera sia, tanto vediamo la partecipazione che è stupenda, voglio dire, e grazie anche al coro polifonico che, voglio dire, che faremo anche un accordo di collaborazione già in atto, e sarà una di quelle serate che apre la campagna estiva dell'Avis per la raccolta del sangue e soprattutto per sensibilizzare la gente alla donazione del sangue. Abbiamo bisogno di pensare a questi messaggi e noi siamo nel territorio sempre, ovunque.